right where you want me now. I see you written out like fire. State ascoltando Rota al Radio, centro di sperimentazione radiofonica a cura di Spazi Giovani Rotagliana a PPM Onlus. Dal nostro studio trasmetteremo le voci dei giovani che vogliono esprimere le loro idee e condividere le loro esperienze. Protagonismo giovanile, autoironia e senso critico saranno gli ingredienti di questa nuova avventura. Seguiteci in questa quarta stagione all'ascolto di Rota al Radio. Ed eccoci al menu dei contenuti. In studio con noi Daniele e Gabriele, tecnici di Rota al Radio. Questa sera nelle vesti di studenti di due scuole professionali di cui scopriremo di più. Inoltre la nostra Sofia ha intervistato il professor Agosti, che insegna l'arte di lavorare il legno. E ancora sentiremo l'intervista al prof. Dal Ponte, insegnante di elettrica dell'ENAIP di CLES. E in conclusione, Zaccaria e Petris, due ex studenti della Scuola del Legno, che si sono prestati ai nostri microfoni per offrire il loro punto di vista sul percorso professionale che hanno scelto.
for this. I just do what I do. I ain't got nothing to prove, so just roll with this. Yeah, baby, roll with this. Trentaquattresima puntata, se non sbaglio. Quando è ora di dare i numeri ho bisogno di conferme. Arrivo io a dare i numeri, sì, è giusto Andrea. Sì. Perfetto, perfetto. 34esima puntata di Rota Radio. Questa sera siamo tornati alle puntate usuali, quelle che piacciono a noi, quelle in cui possiamo vivere con i nostri giovani questo meraviglioso studio di Rota Radio. Allora, la squadra di questa sera è composta fondamentalmente da tutto il comparto tecnico. Ecco, sono io l'unico estraneo. Quindi un saluto intanto e un benvenuto. Ciao Gabriele. Ciao Andrea, ciao a tutti. Tutto bene? Sì, sì, a posto. Perfetto. Ciao Dani. Buonasera a tutti. E un saluto ovviamente a chi si sta occupando in cabina regia di tutti gli aspetti tecnici. Ciao Gabriel. Ciao a tutti, ben trovati. Bello riaverti qui e, come dire, lavorare di nuovo assieme. Ciao Mauro. Ciao Andrea, ciao a tutti i nostri ospiti e i nostri radioascoltatori. Esatto, benvenuti, buonasera, buonasera a tutti, anche voi ascoltatori. Questa sera puntata sulle scuole professionali, infatti avremo la possibilità di entrare in questo tipo di scuola attraverso l'esperienza appunto dei nostri tecnici Gabriele e Dani. Questa puntata, così una piccola premessa, questa puntata nasce da un'idea. Un'idea che si è accesa nella mente di Dani la stagione scorsa, in cui abbiamo fatto una puntata sulla scelta delle scuole superiori. E in quell'occasione avevamo ospiti due studenti, Martina e Lorenzo, che ci raccontavano la loro esperienza scolastica per quanto riguarda il liceo. E anche questa scuola tecnica, qua chiedo l'aiuto alla regia, perché Martina faceva la scuola della, non era il liceo della montagna, ma e lo scopriremo solo nel proseguo della puntata. Dobbiamo ricercare, memoria non ci aiuta. Ok, comunque in quell'occasione appunto abbiamo Martina e Lorenzo che ci raccontavano della loro esperienza scolastica. E quindi da lì Daniele ha lanciato l'idea di parlare anche di altre scuole, delle scuole che appunto frequenta lui e Gabriele, insomma, ecco, per ampliare un po' l'universo delle possibilità formative scolastiche. E quindi ecco, da quell'idea siamo arrivati finalmente ad oggi. Ed è un piacere avervi qui di nuovo a discutere, a fare un bel giro di tavolo come ci piace, come più ci piace, insomma. E, io lascerei parola a te, Dani, nel senso, una piccola presentazione di chi sei, anche se abbiamo detto molto. Allora, buonasera a tutti, io sono Daniele, sono uno studente che frequenta il terzo anno dell'Istituto Sandro Pertini di Trento della sezione legno. Io invece sono Gabriele e frequento l'NPL Chris per diventare elettricista. Molto bene, ecco, questo è il profilo dei nostri ospiti di questa sera. Allora, comincio dal facendo qualche passo indietro. E chiedendo, comincio con te Dani, quali sono state le motivazioni che ti hanno fatto fare questa scelta? Perché hai scelto l'Istituto Pertini? Allora, la mia scelta è nata un po' da un progetto che ho fatto, organizzato dall'Istituto Superiore stesso, con l'aiuto delle scuole medie, perché ho partecipato a un progetto che consisteva in alcune giornate che, al posto di fare lezione scritta, con un altro ragazzo andavamo accompagnati da un professore presso l'Istituto Superiore stesso, facendo dei laboratori con un insegnante della materia di falegnameria.
Ok, quindi diciamo che questo progetto ponte tra medie e superiori, insomma, ti ha aiutato a capire meglio quella che sarebbe stata, come dire, la tua esperienza. Sì, mi ha convinto 100%. Ok, bene, bene. Allora passo un po' a te, Gabriele, per quanto riguarda le motivazioni. Tu in terza media ti sei trovato a dover decidere che istituto scegliere e frequentare. Come mai sei finito all'ENAIP? Perché a me piacciono molto i lavori manuali e secondo me in questo campo c'è molto lavoro più avanti. Cioè, okay. Perché tipo la domotica ormai c'è quasi tutti in casa, cioè è una roba che sta arrivando in tutte le case adesso, quindi... Beh, quando rifarò casa lo terrò in considerazione, quindi, come dire, affrettati, studia sì. per bene, sì, perché sì. avrò bisogno della tua consulenza, insomma. Quindi, ok, una scelta dettata dalla, come dire, dall'amore per le cose pratiche sì, ecco. e anche come opportunità, la vedevi come opportunità sì, lavorativa da cogliere. Mm. Ok. Direi, se voi ragazzi, questa era giusto per scaldare i motori. Se sei d'accordo, se voi non avete altre domande in regia, io non vorrei farle troppo presto, magari. Ovviamente dopo. Ho molte domande, però non vorrei spoilerare poi l'organizzazione okay. della puntata. D'accordo. Beh, questa era un po' la prima sezione, perché adesso, per dare ulteriore contributo, abbiamo un'intervista fatta dalla nostra intervistatrice d'assalto Sofia, che salutiamo, sarà all'ascolto. E allora sentiamo. Anzi, lo lascio lanciare a te, Dani. Allora, a questo punto lanciamo il contributo audio realizzato da Sofia intervistando il professor Agosti, insegnante di falegnameria dell'Istituto di Villazzano, e allora lascio la parola a lei. Prego. Perfetto. Io sono Sofia, una delle inviate di Rosa Radio, e oggi intervisterò il professor Agosti, insegnante di tecniche e processi operativi del legno dell'Istituto Pertini di Villazzano. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Allora possiamo iniziare. Da quanti anni insegna? Sono più di 20 anni che insegno all'interno dell'Istituto. Come ha gestito le attività pratiche con la diffusione del Covid? Inizialmente abbiamo preparato delle lezioni teoriche utilizzando e condividendo dispense, PowerPoint e filmati. Poi in un secondo tempo abbiamo cercato di coinvolgere di più i ragazzi e motivarli utilizzando, ci siamo un po' inventati, abbiamo utilizzato una telecamera, delle frese per la lavorazione del legno, per spiegare e simulare i processi e l'utilizzo delle macchine a controllo numerico. Abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile, perché fare delle lezioni a distanza di pratica non è semplice. Sicuramente i ragazzi in questo periodo ne hanno risentito, perché le competenze le devono anche acquisire provando sul campo. Secondo lei, come si può mantenere alta la qualità degli istituti professionali mantenendo basso il rischio di contagio? Io credo che all'interno dell'istituto, se vengono rispettati i protocolli vigenti, non ci siano grossi rischi, sia veramente ridotto il rischio. Anche perché i nostri ragazzi, almeno io parlo per il nostro settore, la mia materia, noi lavoriamo in un ambiente, in un laboratorio di 500 metri quadrati, ci sono dentro 20 ragazzi, quindi hanno degli spazi molto grandi. Io penso che il problema più grosso sia alle fermate dell'autobus o nelle adiacenze della scuola, dove i ragazzi non hanno controllo, non c'è una gestione, e quindi sono più liberi di comportarsi in modo non adeguato. Secondo lei, l'Open Day online, com'è andato? Eh,
Diciamo che l'Open Day è stato fatto, non è stato fatto come si faceva negli anni precedenti, è stata fatta una presentazione con una telecamera della scuola, dal punto di vista organizzativo, sono state fatte vedere delle riprese dei laboratori con i ragazzi che lavoravano, ma è mancata la parte proprio fisica, è stato di entrare all'interno della scuola, dei laboratori, di provare, perché noi quando facevamo l'Open Day gli anni precedenti facevamo dei piccoli laboratori anche per i ragazzi delle scuole medie, quindi provavano ad esercitarsi, a fare delle piccole lavorazioni. Questa parte qua è mancata, io credo che sia una parte comunque fondamentale anche per conoscere la scuola, un'attività, una professione. Allora, grazie mille professore per la sua disponibilità e da stasera è tutto, linea allo studio. Allora, rieccoci in studio. E questa era l'intervista appunto della nostra Sofi al professor Agosti, che ringraziamo per essersi, come dire, per essersi ritagliato del tempo per noi e per dare del contenuto e del valore a questa puntata di questa sera. Allora sì, durante l'intervista c'era un attimo di dibattito perché non avevo ben capito magari un passaggio, qua venitemi in aiuto ragazzi, perché si parlava di attività fatte con la telecamera. Io ho capito che si parlasse dell'Open Day e che l'Open Day è, come dire, il momento in cui le scuole aprono le porte agli studenti appunto che devono scegliere le scuole superiori, ma che l'anno scorso, come dire, non si è tenuto in presenza, ma i professori si sono ingegnati e con le telecamere hanno mostrato gli spazi, i laboratori, i macchinari agli studenti. Ho capito correttamente? Sì. Ok, ma quindi era in occasione dell'Open Day, quindi di queste giornate dedicate proprio alle presentazioni. Allora, durante il lockdown i professori hanno girato dei video, hanno fatto vedere delle frese, sempre con dei video, con una telecamera. Invece durante l'Open Day hanno mostrato la scuola in modalità virtuale, sempre con una telecamera, però in modalità Meet, perché ovviamente in diretta, sì, perché ovviamente nessuno poteva venire a visitarla con la questione Covid. Ok, certo, si sono un po' reinventati. E a proposito di diretta, anche noi siamo nel mezzo di una diretta non solo radiofonica su Spreaker, ma di una diretta anche Insta. Quindi vogliamo salutare anche tutti gli amici che ci seguono da Instagram e dire ai nostri ascoltatori che potete seguire questi brevi sketch dei live qui in studio di Rotar Radio seguendo il profilo Instagram di APPM Onlus. Benissimo, io intanto voglio anche salutare dei nostri amici, dei nostri ospiti che stanno interagendo con noi in chat. Ancora una volta Sofia, che ha dato grande contributo alla costruzione di questa puntata, ma come sempre. Quindi ciao Sofi, un saluto al nostro fedelissimo amico e collaboratore Fabio, ciao Fabio. Un saluto anche a Angelica, che è spesso presente con noi, ci fa un sacco piacere. E un saluto anche al professor Dal Ponte, che ringraziamo anche lui perché è stato al gioco e tra poco sentiremo anche l'intervista fatta a lui. Però torniamo un attimo a noi, voglio sentire ancora un po' le vostre voci ragazzi.
Parliamo di scuole professionali e quindi è inevitabile parlare dell'esperienza sul campo che offrono questo, che offre questo tipo di formazione. Quindi sì, c'è sia l'esperienza in aula o nei laboratori, ma poi c'è anche la possibilità di fare degli stage all'interno di diverse aziende. Sì. Dici qualcosa in più, Dani, perché abbiamo cose interessanti qua da ascoltare. Allora, io quest'anno ho potuto eseguire lo stage, è stato molto interessante, formativo, l'ho svolto presso la falegnameria Walter Meinrad di Rovere della Luna, che salutiamo sempre, e ho potuto fare completamente il mio percorso delle 3 settimane anche se c'era il Covid. Bene. Eravamo, se non sbaglio, in zona arancione, ma i tirocini sono stati svolti tutti in modalità totalmente fatta. Ok, diciamo, ok, quindi così, in presenza, senza limitare questa opportunità professionalizzante, insomma, perché sono davvero opportunità importanti. E quando preparavamo questa puntata cercavo di capire, no, un po' questa dimensione. Tu mi dicevi, Dani, che gli stage vengono, cioè la possibilità di fare stage è riservata agli studenti del terzo anno, giusto? Allora, nella nostra sede noi lo facciamo nel terzo anno e nel quarto anno. Okay. In altre sedi, se non sbaglio, Gabri, fanno anche, sì, eccomi, scusa, nel secondo anno. Ci sono troppi Gabri qua. Però, perdonatemi. Tu hai già fatto stage? No, da me si fa solitamente, si parte dal terzo anno. Okay. Però, e io sono al terzo anno, però in azienda si fa al quarto, mentre al terzo e al quinto si fanno altri progetti o esterni o interni alla scuola, però comunque non in azienda come ha fatto Daniele quest'anno. Ok, nel tuo caso parliamo delle IT, giusto? Sì, esatto. Buonarroti di Trento. Ok. E per quanto riguarda invece la tua esperienza, o parlando dell'ENAIP di CLES, allora tu intanto sei al secondo anno, sì, giusto? Sì, sono al secondo anno. Ok, è previsto per gli studenti del, sì, secondo anno di fare tirocinio? Abbiamo, okay, 2 settimane di stage osservativa, dove vai con il tricista e ti fa vedere il suo lavoro e ti fa fare magari quei lavori che a scuola non puoi provare a fare. Ok. Quindi comunque un'opportunità, almeno per farci conoscere anche delle grandi aziende magari. Esatto, ci si può mettere alla prova. Io posso spoilerare qualcosa a questo proposito del tuo stage, Dani? No, non si può spoilerare niente, perché parlando di opportunità, no, di stage, c'è la, gli studenti hanno la possibilità di mettersi alla prova e come dire, di esporsi, no? Quindi sì, di farsi vedere. Esatto, quindi un imprenditore, un'azienda che dovesse aver bisogno di forze giovani, come dire, potrebbe scegliere te perché hai fatto, sì, una bella figura, perché hai dimostrato di saper fare bene il tuo. E per quanto riguarda la tua esperienza invece, ieri mi dicevi che stai aspettando che si attivi l'opportunità anche estiva, ci sono anche queste, sì, ecco, queste possibilità, sì, durante l'estate di fare stage. Ok, e sarebbero di sempre di 3 settimane? No, io non so, mi devo ancora informare. Ok. Beh, dai, comunque sei parte dello staff di Rota Radio, quindi ci aggiornerai nelle prossime, sì, settimane, insomma. Perfetto. E magari facciamo così, avremo ancora un punto in scaletta che però skipperei a più tardi se arriviamo. E in questo momento invece possiamo lanciare
un'intervista fatta appunto al professor. Vai avanti tu, okay. Presentalo allora, tu. Adesso abbiamo Sofia, che ha intervistato il professor Dal Ponte, che è il mio professore di elettrica all'NLP di Cressa, e ecco l'intervista. Ciao a tutti, io sono Sofia, una delle intervistatrici di Rota Radio, e oggi intervisterò il professor Dal Ponte, insegnante di tecniche, tecnologie e processi operativi elettrici. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora possiamo iniziare. Da quanti anni insegna? Allora, questa è una bella domanda perché io sono un po' novizio di questo lavoro. Insegno da 2 anni. Come gestite le attività pratiche con la diffusione del Covid? Allora, le attività pratiche quest'anno fortunatamente siamo riusciti a operare in presenza, quindi con le dovute cautele, mascherine, distanziamento, siamo riusciti bene o male a continuare il processo pratico della nostra scuola. L'anno scorso è stata un po' più dura e abbiamo dovuto reinventarci un attimo quello che erano i laboratori, riuscire in qualche maniera a spiegare le logiche dei processi tramite una videocamera. L'anno scorso non è stato affatto facile, né per noi né per gli alunni. Secondo lei, come si può mantenere alta la qualità degli istituti professionali mantenendo basso il rischio di contagio? Per fare questo, secondo me, la strada giusta è quella che è stata adottata quest'anno. Praticamente uso di mascherine, e igienizzamento delle mani, degli attrezzi di lavoro e distanziamento. Implica un sacrificio da parte degli studenti che devono rendersi ancora più responsabili di come non lo fossero prima. In questo periodo di distanziamento sociale, come avete reinventato le attività di orientamento per gli studenti che devono scegliere le scuole superiori? Come dicevo prima, fortunatamente con i laboratori aperti siamo riusciti comunque a far vedere il lato pratico di questo tipo di scuola. Quindi si facevano visite guidate, ovviamente con numeri più piccoli e con le dovute precauzioni. Quindi sostanzialmente siamo riusciti in presenza. Allora, grazie mille professore, e da Sofia è tutto, linea allo studio. Allora, grazie Sofì, riprendiamo la linea. Ecco, avete sentito l'intervista al professor Dal Ponte che è collegato con noi in diretta e di questo siamo molto felici. Grazie ancora professore. Allora, un'altra domanda per voi, mi rivolgo a te Gabri. Allora, c'è un po' una reputazione o una sorta di pregiudizio sulle scuole professionali, c'è sempre un po' di rivalità tra, non lo so, licei, istituti tecnici e professionali, no? Però questa sera volevo un po' cercare di capire come si risponde alla provocazione secondo cui nelle scuole professionali non si fa niente, non si studia, cioè è fatto per svogliati. Come si risponde? Come si risponde? Che allora noi non è che non studiamo, è che noi studiamo poco, ma quello che ci serve. Quindi non è che studiamo tutta la roba, magari quello che ci serve nel nostro lavoro. Quindi okay. E poi la nostra scuola è concentrata tanto sulla pratica. Cioè abbiamo tante ore di officina, ci applichiamo più sul professionale. Sì, no, certo, esatto, magari è più di indirizzo, è più specifico, sì, ecco. Rispetto ad altre scuole che hanno una programmazione più ad ampio spettro. Voi siete più specializzati su un percorso specifico, quindi sì. Anche la teoria, ma anche banalmente la progettazione, mi viene da dire, è proprio dedicata, come mi raccontavate ieri, è proprio dedicata a professionalizzarvi e soprattutto la pratica
come dire, non è una buona pratica se non c'è un pensiero prima. Cioè, prima di costruire, prima di prendere gli attrezzi in mano, devi sapere cosa fare, devi progettare, devi prendere misure, devi fare calcoli, non puoi fare le cose a caso. E quindi, ecco, rispondiamo così a tutti coloro che hanno un'idea sbagliata sulle scuole professionali. Ok, noi abbiamo un ultimo contributo audio che direi di lanciare subito per poi, come dire, concludere la nostra puntata con dei commenti finali. Dani, lascio a te lanciare questo servizio perché sei tu che hai trovato questi interessanti contatti. Allora, infine lanciamo l'ultimo contributo audio intervistando due ex studenti dell'Istituto Sandro Pertini, sempre della mia scuola. Io li conoscevo e allora li ho contattati. Si chiamano Patrick e Zaccaria. E allora lascio parola a Sofia. Ciao a tutti, io sono Sofia, una delle inviate di Rota Radio, e oggi intervisterò due ex studenti dell'Istituto Pertini di Villazzano, Nicolò e Zaccaria. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Quando avete concluso il Pertini? Anno 2019-2020. Sì, esatto, Vida, ma eravamo nella stessa classe, quindi abbiamo concluso contemporaneamente. Quali materie vi sono servite di più nel vostro settore lavorativo? Nel nostro settore lavorativo, allora, in pratica noi abbiamo fatto falegnameria per, Nicolò, 6 mesi o 2. E lì, vabbè, CNC, CPO, un po' di disegno tecnico, e nient'altro, vero? Sì, condivido, come dice Zaccaria, sicuramente le materie di laboratorio, quindi TPO, CNC, ma anche sono materie più teoriche come la matematica, serve sempre, è molto, molto sformulata come cosa, però è estremamente necessaria. Come è stato il passaggio da fine scuola al mondo del lavoro avendo fatto un esame diverso dal solito? Allora, alla fine non era neanche poi così diverso, perché noi l'abbiamo fatto in presenza, non abbiamo fatto la parte scritta, sì, ma alla fine era come se fosse una verifica che c'è stata durante l'anno scolastico, cioè i voti erano, sì, andavano a vedere i voti che si avevano durante l'anno. Sì, esatto, l'esame di per sé, appunto, è mancata la parte scritta, pratica, però comunque l'esame orale è stato, diciamo, fatto più approfondito. Il passaggio da scuola al lavoro, diciamo, il passaggio è un altro mondo, il mondo del lavoro, il mondo della scuola, soprattutto perché mi sei davanti alla necessità di essere più autonomo, e se durante il tuo percorso scolastico hai fatto un buon lavoro nell'imparare sostanzialmente il metodo di lavoro, il passaggio può, diciamo, diventa più semplice sicuramente. Che consiglio dareste agli studenti che vogliono prendere il vostro stesso percorso? Però è registrato, vero? Allora, noi tu dicono, io sinceramente, allora, è una scuola con ottime possibilità, ma dipende in primis dal soggetto che vuole sfruttare queste possibilità che la scuola offre, ma diciamo che uno deve andare a cercare. È un ambiente in cui c'è tanta gente che non ha voglia di fare, quindi le cose utili che potrebbero davvero cambiarti la vita in un certo senso sono nascoste e andate a cercare. In un certo senso condivido quello che dice Zaccaria, purtroppo l'ambiente, soprattutto degli istituti professionali, viene visto come ambiente dove si lavora poco e si fa niente, e che penalizza sia l'istituto stesso, che ovviamente si ritrova a dover affrontare con studenti che non hanno, diciamo, il desiderio di imparare, sia penalizza gli studenti stessi, poiché se un istituto non trova, diciamo, feedback positivi dalle attività che fa,
non le ripropone, quindi va a diventare una scuola sempre più teorica, sempre più noiosa, dove gli studenti si annoiano, quindi fanno sempre meno, diventa assolutamente un cane che si morde la coda. Io consiglio a tutti i futuri e diciamo attuali studenti di tutti gli istituti professionali di veramente sfruttare quella che è la propria scuola, perché hai veramente possibilità di andare a vedere un sacco di informazioni utili su un sacco di argomenti. Potresti trovare un argomento particolare che poi diventerà il tuo lavoro, sfruttarla per avere esperienze particolari, andare a visitare aziende che poi potrebbero diventare la tua azienda e così via. Quindi io sinceramente consiglio a tutti i ragazzi di prendere seriamente questo che per molti è, diciamo, l'ultima scuola che farà, l'ultima parte di insegnamento, diciamo così. Già la scuola ti offre un sacco di possibilità, soprattutto professionali. Ormai trovare un lavoro da fare in Amine, che sinceramente in neanche un mesetto, si cerchi bene, se adatti, lavoro si trova facilmente. Però se tu vai a cercare quel qualcosa in più quando stai a scuola, puoi avere quel livello in più. Puoi dire no, non mi accontento di solo questo, ma posso puntare a qualcosa di più alto. E la scuola davvero offre un sacco di possibilità, tra conoscenze, offre un sacco di possibilità. Allora, grazie mille ragazzi per la disponibilità e da Sofia è tutto, linea allo studio. Benissimo, queste erano le voci di Zaccaria e Petris, che ringraziamo infinitamente. E, tra l'altro mi stava dicendo giusto adesso Dani che loro sono stati rappresentanti di istituto, quindi studenti molto attivi all'interno dell'istituto Pertini. Vabbè, io sottolineo un po' un passaggio che mi è molto piaciuto, no? Perché i ragazzi ci dicevano di sfruttare appieno la scuola, perché è un ambiente ricco di competenze, laboratori e opportunità come stage che ti permettono di fare tanto, di fare bene, di imparare un sacco, soprattutto se ci metti quell'elemento in più, cioè la tua volontà, la tua voglia di spingere in avanti. Mi piace molto questo messaggio, penso che si rivolga no, non solo agli studenti e ai professionali, ma sia proprio un atteggiamento mentale che vogliamo incoraggiare nel mondo dei giovani. Poi facciamo anche dei corsi, non facciamo solamente stage e attività. Ci sono anche dei corsi organizzati dalla scuola, fatti o da persone esterne o da professori specializzati in quell'ambito. Ok, infatti mi parlavi di un'opportunità che però poi è saltata. Però ecco, ce ne saranno altre, nel senso che comunque le Non vostre si sa, scuole vediamo. Forse, forse, fosse forse, recuperate? forse. Dubito, ma però Vediamo, la speranza è l'ultima a la morire. speranza è l'ultima a morire. Bravo, Andrea. Ok, siamo proprio alle battute finali. Vabbè, Gabriele, mi rivolgo a te, visto che abbiamo collegato con noi il professor Dal Ponte, possiamo cogliere l'occasione per, come dire, per mandargli un saluto, per salutare il tuo professore. Buonasera prof, ci vediamo martedì in Noindad. Ecco, noi possiamo aggiungere che, visto che Gabriele è parte dello staff tecnico di Rota Radio, veramente, possiamo, garantire che qui c'è un lavoro continuo per Esatto, quanto esatto. riguarda, Posso no, dire da, l'allestimento. tra virgolette, tecnico che insieme agli altri tecnici anche Gabriele dà una grossissima mano nel montaggio, smontaggio, settaggio.
quindi voto 10, domani voto 10, o martedì, scusa Indad, vero? Martedì voto 10, sulla fiducia, sulla fiducia. Quindi, esatto, ma possiamo certificare tutto ovviamente, professore, insomma, abbiamo un elemento molto d'aiuto qua con Gabriele. E... beh, possiamo anche in chiusura, come dire, lascerei a te, Dani, parola per fare un altro importante saluto. Allora, visto che siamo in argomento, io voglio salutare la falegnameria Walter Meirat per avermi lasciato fare uno stage. E, cari ascoltatori, mi raccomando, se dovete cambiare porte, finestre o infissi di vario genere, chiamate la falegnameria Walter Meirat. che spottone, vero? Puntata... se lo sapevamo mettevamo anche la musichetta adatta. Questa puntata è offerta da Walter, la pronuncia però è difficile, Walter Meyer, no. Walter Meyer. Dai, ciao. Pessimo. Però ecco, benissimo, se dovete cambiare infissi, questo è il posto giusto. Scusate, un'ultima domanda veloce che ci capita dal pubblico, proprio in pochi secondi perché il tempo è tiranno, non l'abbiamo, è da tanto che non lo diciamo. Andrea vi chiede: qual è la cosa della vostra scuola che più vi piace, la specifica, diciamo? Ma materia intendo? La cosa che vi piace di più della scuola che frequentate. Una risposta così a bruciapelo, non serve... Eseguire tante lavorazioni diverse con dei macchinari diversi fra loro. E a me invece provare i vari impianti elettrici, tipo... Ok, prima parlavi di domotica, se le varie alternative. Perché io ho frequentato il tuo istituto un milione di anni fa, cioè elettrica ma non domotica. Io ero una pippa, ecco, io non ho sfruttato appieno, però ecco, spero che tu abbia e sicuramente hai quell'atteggiamento giusto per, come dicevano Zaccaria e Petris, sfruttare la scuola appieno. Benissimo, questa è la sigla finale, quindi diamo i nostri contatti. Allora potete ascoltare Rotar Radio live sulla piattaforma Spreaker, ma sempre sulla piattaforma Spreaker potete trovare anche le puntate precedenti sotto forma di podcast. Potete trovarci sempre sotto forma di podcast su Spotify. Per quanto riguarda i nostri social, potete trovarci nel gruppo Rotar Radio all'interno della pagina Facebook di APPM Onlus, oppure sul profilo Instagram sempre di APPM Onlus. Abbiamo anche un numero di telefono che dobbiamo imparare a sfruttare di più, giocando anche con i nostri ascoltatori in diretta. E al numero 345 056 5536 dobbiamo impegnarci a farci dare dei messaggi o dei vocali lanciando delle provocazioni ai nostri ascoltatori. E benissimo, non ci resta davvero altro. Grazie mille Gabriele, grazie mille Daniele, grazie mille Gabriel e Mauro. E a tutti voi ascoltatori, che dire? Buona serata e tornate a trovarci. Arrivederci. Buona serata a tutti. Abbiamo ancora qualche secondo per annunciare una diretta Instagram immediatamente ora. But you're welcome to keep drinking.